Ieri pomeriggio a farsi conoscere alla stampa è toccato a Belek, un giovanissimo portiere prelevato dall'Inter, e a Correa, difensore destro prelevato dalla De Fatima, formazione militante nel campionato di Serie B portoghese. Due giovani promettenti di elevato spessore tecnico che hanno accettato con entusiasmo di trasferirsi a Crotone. Vid Belek, portiere importantissimo che proviene da una società importantissima, l'Inter. Il fatto di essere venuto qui nel Meridione, a Crotone, cosa ti fa pensare? Cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che, come ho detto prima in conferenza stampa, che devo lavorare. Lavorare duro, lavorare, ancora lavorare e poi... Una domanda intima a Belek, ritieni di essere nelle condizioni di poter competere per il posto di titolare? L'ho detto prima. Vabbè, ho capito che devi lavorare, ma tu ritieni di poterlo fare, di poter diventare il primo portiere? Io ce la do tutta, poi decide mister chi gioca e chi non gioca. Oltretutto la Serie B è un campionato lunghissimo, difficilissimo, con squadre molto importanti. Ci sono tante squadre forte, è un campionato lunghissimo. Per concludere, sei forte nei pali, nelle uscite, qual è il tuo pezzo forte? Il mio pezzo forte è un po' per tutto. Complimenti. Grazie. Vieni dal Portogallo, in quale città sei nato? A Lagos, Algarve, sul de Portogallo. E giocavi? A Fatima, seconda divisione Portogallo. Dove c'è il santuario della Madonna? Sì, sì. Ci sei mai andato? Città molto religiosa. Tu sei cattolico? Sì, sì. Quindi conosci molto bene la Madonnina? No. No. Sì, l'obiettivo è lavorare al massimo per aiutare al Crotone i suoi obiettivi. Conosci, mi hai detto, la Serie B, tu giocavi in Serie B, che differenza può passare tra quella italiana e la portoghese? Sì, la italiana è un po' meglio, più competitiva, più equipe, più squadra. E io sono preparato per aiutare e lavorare al Crotone. Le tue caratteristiche? Meglio voi vedere e poi voi analizzate. Ti aspettiamo. Sì, grazie. Il tennis ritorna ad essere amato e grazie al Tennis Club Crotonese questo sport comincia a richiamare sempre più praticanti. Diciamo siamo dall'anno scorso che abbiamo iniziato questo nuovo percorso per il tennis crotonese e praticamente già l'anno scorso abbiamo fatto un torneo nazionale con 500 euro di montepremi e quest'anno siamo partiti con i campionati a squadre. Abbiamo iniziato prima con l'over 35, over 45, poi in seguito ci sono stati campionati under 12, under 14 e adesso siamo, diciamo, nella fase finale del primo girone del campionato di due. E diciamo che c'è un grosso ritorno del tennis a Crotone, c'è molto entusiasmo, partecipazione, da quest'anno abbiamo anche un altro circolo affiliato e si spera prossimamente anche nel comprensorio di Crotone di avere nuovi circoli come Ciro, che sembra voler di nuovo avviare questo percorso e altre realtà, diciamo. E noi stiamo cercando appunto di ricreare il tennis di una volta, quindi questo avviene con la partecipazione anche di vecchi giocatori, quindi ricreare i vecchi entusiasmi. E chiaramente ci sono dei limiti dovuti un po' anche alla carenza di strutture. Ormai sappiamo che tutti i campi sono destinati soprattutto per il calcetto, che è più conveniente. E quindi fare il tennis, soprattutto in maniera privata, è molto dispendioso. Comunque, credo che, insomma, stiamo facendo un bel lavoro e a presto credo che avremo un po' tutti soddisfazione.